Buongiorno, ben ritrovati sul canale. Oggi vi farò vedere come si fa il nodo mezzo Windsor con la cravatta. Infatti non so se la intravedete, ma è già pronta qui accanto a me sul tavolino. Come sempre, prima di cominciare, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a lasciarmi i vostri like, a condividere i miei contenuti e a farmi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. A proposito di nodi alla cravatta, su questo canale trovate già un video dedicato al nodo semplice. Se non l'avete ancora visto, andate a recuperarlo, qui c'è il link. Il nodo che vi faccio vedere oggi è un nodo un po' più elegante, un po' più formale, è più simmetrico rispetto al nodo semplice, il forehand, più voluminoso, che adesso vediamo insieme. Il procedimento che vi mostro l'ho preso da questo manuale, Il Nuovo Gentleman, scritto da Bernard Roetzel. Vi faccio notare come sul manuale sia definito nodo Windsor, ma è un po' una scorrettezza. Perché in realtà quello che viene mostrato è il mezzo Windsor. Non c'è un unico modo per ottenere il nodo mezzo Windsor. Quello rappresentato su questo manuale è il metodo che tendenzialmente usano gli inglesi. Lo schema è questo. La verità è che soprattutto noi italiani siamo abituati, forse perché è un po' più semplice, ad utilizzare questi passaggi che comunque vi garantiscono lo stesso risultato finale, quindi vi faccio prima vedere i passaggi del manuale del gentleman e dopo vi faccio vedere anche questi altri passaggi qua, così avete un confronto e potete scegliere la metodologia che più vi piace. Eccoci qui con la nostra cravatta, ci prepariamo, alziamo il colletto. Questo video è importante sia per i gentiluomini ma anche per noi donne, perché anche noi a volte abbiamo esigenza e piacere di indossare la cravatta, abbiamo anche l'esigenza e il piacere di fare il nodo alla cravatta ai nostri compagni, ai nostri mariti. È un'abilità in più che acquisiamo e che sicuramente ci tornerà utile. Posizioniamo la nostra cravatta tenendola particolarmente lunga dalla parte larga. A questo punto sovrapponiamo la parte larga a quella piccola. Facciamo fare un giro sul retro. Veniamo in su. Facciamo passare la parte grossa della cravatta nell'occhiello che si è formato e tiriamo verso la nostra sinistra. Questo passaggio è quello che dà la simmetria a questa tipologia di nodo. Facciamo passare verso destra sempre la parte grossa della cravatta perché è con lei che andiamo a lavorare. La facciamo passare da dietro dentro all'occhiello e a questo punto la faremo passare dentro all'ulteriore occhiello che si è formato facendo tutti i nostri giri. Tireremo. Il nostro nodo è praticamente fatto, dobbiamo aggiustarlo tirando la gambetta piccola, quella dietro. Vedete come stiamo recuperando lunghezza per la gambetta dietro. Se avete agito bene, la lunghezza della cravatta dovrebbe lambire la vostra vita e ci siamo. Nel frattempo mi sono ricordata di abbottonare il bottone più in alto della camicia, lo abbottono perché altrimenti è inutile mettersi la cravatta. Eccomi a posto, sistemiamo ancora un pochino la nostra cravatta, ricordatevi sempre di far passare la gambetta piccola dentro all'occhiello posteriore per ottenere un risultato ancora più ordinato. Il nodo è fatto, possiamo abbassare il nostro colletto e voilà! Avete visto come è particolarmente simmetrico questo nodo, come bello pieno, bello centrato? Andate a vedervi il video relativo al nodo semplice della cravatta al forehand e vi accorgerete delle differenze tra queste due tipologie di nodi. Vediamo adesso la seconda alternativa che vi dà comunque lo stesso risultato, quindi parliamo sempre di nodo mezzo Windsor. Facciamo sempre passare davanti la parte più grande della cravatta, quindi la pala. A questo punto, facendola passare sul dietro, la facciamo subito uscire dal nostro occhiello, la tiriamo leggermente
verso destra, ma anche verso sinistra, poca importanza. L'importante è che capiate come in questa circostanza ci troviamo più o meno come nell'altro metodo. Se vi ricordate, tiravo da questa parte, ma è lo stesso. E questa diciamo che è la base del mezzo Windsor. A questo punto giriamo sul dietro, ripassiamo davanti, torniamo dietro, facciamo nuovamente uscire la nostra pala sul davanti, facciamola passare dentro all'occhiello, eventualmente potete aiutarvi a tenerlo aperto lasciando dentro il vostro dito, tiriamo la pala in giù, stringiamo il nostro nodo, andiamo a regolare anche la gambetta che rimane dietro, stringiamo ancora un po', regoliamo bene. Ricordiamoci sempre di far passare la gambetta posteriore dentro all'apposito occhiello ed ecco che con passaggi leggermente differenti abbiamo comunque ottenuto il nostro nodo mezzo Windsor. È un nodo veramente bello, mi piace molto, è una via di mezzo tra il nodo semplice e quello Windsor vero e proprio, impropriamente detto doppio Windsor, che rimane ancora più voluminoso, ancora più formale. Io ovviamente vi invito ad impararli tutti. Vi faccio notare che come nel nodo semplice, anche in questo caso, tirando la gambetta dietro, il nodo si scioglie automaticamente. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Sicuramente avrò modo di farvi vedere il nodo Windsor. Prossimamente lo vedremo insieme.